Ciao a tutte e tutti, benvenuti a CTO Talks. Io sono Luca Bianchi e in questo podcast cerchiamo di rispondere a una domanda solo in apparenza semplice. Cosa fa un CTO in un'azienda? Questo è un ruolo che è sia una sfida che un'opportunità, ma non esiste un'unica risposta alla domanda. In questo podcast intervistiamo i migliori CTO del panorama IT italiano e cerchiamo di capire il loro punto di vista, distillando ciò che ha fatto la differenza nel loro percorso e che determina il successo della loro azienda. Prima di tutto, tengo a ringraziare Improve, il nostro sponsor, che mi permette e ci permette di darvi questo podcast in maniera completamente gratuita. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Giulio Roggero, co-founder e CTO di Mia Platform. Ciao Giulio, benvenuto. Ciao Luca, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Ok, iniziamo subito a bomba e con una domanda. Quale percorso ti ha portato a ricoprire il ruolo di CTO e soprattutto, prima ancora di questo, cosa fa l'azienda che ha fondato e cosa significa essere il CTO e il co-founder di un'azienda? Quindi tre domande in una, a te la palla. Dalla domanda, aiutami un po' a ricordarmene tutte e tre. Parto dalla prima, Mia Platform. Cosa fa Mia Platform? Mia Platform è un digital platform builder. In sostanza è uno strumento che aiuta le aziende a costruire piattaforme digitali per i propri utenti finali con tre livelli di tool. Il tool di interno, che si chiama Internal Developer Platform, per costruire applicazioni a microservizi cloud native, orchestrando tool di DevOps e infrastruttura cloud native. Una piattaforma per i dati, che si chiama Data Fabric, che permette di gestire dati in movimento, quindi fast data, e dati E3S, quindi tipo dati CRUD, e esporli verso i canali. E poi una piattaforma che permette di comporre dati, eventi, API, per costruire logiche di business che poi aiutano, non so, un cliente a comprare il biglietto del treno oppure a prenotare il biglietto al teatro. Quindi è una piattaforma che aiuta a costruire piattaforme digitali. È un po' come una struttura di Lego. Ecco, nella classica ripartizione IaaS, PaaS, SaaS, voi dove vi collocate? Noi siamo un tool che può essere installato come SaaS, come insomma, sull'infrastruttura del cliente, oppure viene venduto come PaaS, quindi un as a service per il cliente chiave in mano. Quindi sono due opzioni che i nostri clienti hanno. Tendenzialmente i clienti enterprise sono la self-hosted, e valutano sul pass la versione iniziale. Ok, molto interessante e mi interessa capire come siete arrivati alla realtà che è oggi Mia Platform e quindi qual è stata un po' la nascita dell'azienda, i primi anni e se riusciamo in parallelo anche come è cambiato e come è evoluto il tuo ruolo fin da quando avete fondato l'azienda, che immagino sia nata come startup o comunque sia nata in un momento early stage, ad oggi, che è la realtà che conosciamo come Mia Platform, che comunque molti ascoltatori sicuramente conosceranno, che è una realtà ben diversa rispetto a quella iniziale. Ma sì, bella domanda. Siamo nati nel 2012-13 come startup innovativa col nome di Make It Up. Infatti l'azienda si chiama Mia, per quello che poi è stata Mia Platform, e però è l'acronimo di Make It Up, come app per applicazione, perché era un social network dove le persone comuni, non per forza tecniche, si trovavano all'interno di questo social network, proponevano un'idea per un'applicazione mobile, e questa applicazione mobile, se piaceva alle persone del social network, queste si mettevano insieme come team e la costruivano collaborativamente. Uno portava il contenuto, uno portava il disegno, uno portava la capacità tecnica di sviluppo, un altro portava la user experience e UI design, la costruivano, la pubblicavano all'interno di Make It Up, e noi come Make It Up la pubblicavamo nei store di Android, di Apple e ai tempi ancora quando c'era anche Microsoft, e davamo ai team la possibilità di costruire un business su questa collaborazione. Quindi una specie di crowdsource e piattaforma a supporto del crowd building, del crowdsourcing. Ne avete fatta di strada da allora. Corretto. Sì, ne abbiamo fatta di strada, però erano 15.000 persone nel social network. Avevamo in progress in parallelo 150 progetti e abbiamo pubblicato nello store più di 50 applicazioni con 3 milioni di download come utenti unici.
Quindi è stata comunque un'esperienza interessante. Fai conto che io comunque ho iniziato 20 anni fa a lavorare, 20, no, 20, sono passati 24 anni fa a lavorare ed ero già CTO di In3, che è un'azienda di consulenza software, e questo lo facevamo come ulteriore lavoro, il weekend, la sera. Abbiamo costruito un bel prodotto fino al 2015. Con questi numeri potevamo crescere ancora, ma avevamo bisogno di finanziamenti. In Italia non era così banale trovarli. Però abbiamo visto che il prodotto che portava 3 milioni di utenti, permetteva di far sviluppare 150 team in parallelo, era un ottimo prodotto per il business to business, per le aziende enterprise che si stavano affacciando in quel momento al concetto cloud, sviluppo microservizi, API as a product, API management. E quindi abbiamo fatto il classico pivot, abbiamo cambiato la strategia e nel 2016 è nata Mia Platform. Quindi Mia Platform è nata dalle ceneri di Make It Up, dove abbiamo valorizzato l'asset che era la piattaforma digitale, però quello che abbiamo chiamato Mia Platform, senza sapere che poi nel 2020-21 sarebbe nato il concetto di platform engineering. La domanda che mi viene da farti è: il CTO, secondo te, è una figura tecnica? È una figura che deve avere una certa profondità tecnica? Se sì, fino a che punto? È il migliore degli sviluppatori, come in alcuni casi si sente dire? È il mediatore culturale tra lo sviluppo e il business, come si sente dire in altri casi? E questo è quanto è importante trovare la giusta balance tra uno e l'altro, soprattutto nell'ambito di un'azienda che fa un percorso di crescita e quindi anche di pivot e quindi anche di diversificazione degli obiettivi, quindi nascono nuovi obiettivi e nuove anche nuovi KPI dal punto di vista business. Allora, adesso secondo me non c'è una risposta univoca, dipende tanto dal contesto dell'azienda che prodotto vendi e soprattutto anche dalla tua esperienza pregressa personale. Io comunque sono uno dei fondatori dell'azienda, quindi oltre ad essere CTO ho anche il ruolo proprio di imprenditore, quindi andare sul mercato, capire come vendere il prodotto, assumere le persone, aiutare a far crescere le persone. C'è tutto un aspetto, diciamo, imprenditoriale che è fatto parte anche un po'. È difficile districarlo dall'aspetto del CTO, però ti rispondo: secondo me il CTO, nella mia esperienza, è quello che unisce i puntini e questi puntini per costruire un disegno che è il più possibile di valore per il tuo mercato di riferimento. E i puntini possono essere tecnici, possono essere di crescita delle persone, formazione, mentoring, coaching, possono essere sulla parte sviluppo, sulla parte marketing, sulla parte sales. Sulla parte clienti e prospect, cioè ti puoi trovare anche unire i puntini con i prospect che ti chiedono un tipo di prodotto che per questo tipo di prodotto però non esiste ancora un mercato e quindi devi cercare di fargli capire anche il valore che genera se spendono soldi sul tuo prodotto. Quindi l'unire i puntini è dal lato CTO tu hai una visione privilegiata perché hai la fortuna di vedere sia aspetti tecnici, tecnologici e di sviluppo, sia aspetti di business development. Quindi non lo vedo come un traduttore tecnico business, ma vedo come nel nostro contesto, poi, visto che facciamo un prodotto IT per IT, come valorizzare questo prodotto IT all'interno dell'azienda che la compra. Ti faccio un esempio con un tool che conoscono tutti, Jira di Atlassian. Uno compra Jira di Atlassian, si spende tot mila euro all'anno, questo ha un valore. Non è detto che abbia un valore così, così forte e tangibile se non vengono adottati dei processi che sfruttano al meglio con pratica agile, adottando uno Scrum fatto in un certo modo, una Kanban fatta in un certo modo. Rischia di rimanere un tool. Ecco, questa è la cosa importante, far capire alle persone che tu stai facendo un tool, ma non basta solo il tool, ma sono anche le persone che devono usare il tool in modo adeguato al contesto dell'azienda. E questo devi capirlo sia tu come cliente che usi il nostro prodotto, sia noi come sviluppatori, marketing, sales, che proponiamo il prodotto ai nostri clienti. Quindi di fatto mi pare di capire che devi andare in quanto CTO a raccontare e a capire quali pezzi mancano al tuo prodotto, che magari non sono pezzi tecnici, ma che sono quelli che determinano il fatto che i tuoi clienti useranno quel prodotto o come vorranno utilizzare il tuo prodotto. Quindi vai anche a fare anche un ruolo, se vogliamo, di quello che una volta si chiamava evangelist,
del prodotto verso gli altri e di advocate verso le esigenze e i need del mercato, magari di cose non tecniche, che però possono essere degli spunti interessanti. L'esempio che hai fatto di Jira è molto emblematico. Se io prendo un tool che supporta l'agile, ma poi di fatto ho un meccanismo di sviluppo waterfall, probabilmente ho sbagliato tool, e quindi è un tema sul tavolo del CTO, ho sbagliato processo, non ho la competenza necessaria per gestire un determinato processo, ed è quindi ancora un tema probabilmente sempre sul tavolo del CTO. Quindi è un punto importante, ho capito bene? Corretto, correttissimo. Cioè, noi diciamo sempre, una piattaforma è fatta di tecnologia, ma è fatta anche di persone. Le persone che collaborano insieme sono abilitate da degli strumenti. Noi lavoriamo sullo strumento, adesso noi come azienda, mia platform, vendo uno strumento, ma vendi anche delle metodi, delle pratiche, della formazione per sfruttare al meglio i metodi e le pratiche per creare piattaforme digitali. Quindi platform engineering, tutta la parte che parliamo di DevOps, cosa vuol dire fare Agile, feature teams e altre cose tipo la composable business, tutti temi che altrimenti rimane un costo, quindi il T continua a costare sempre di più e non se ne ha beneficio. E a quel punto l'intelligenza artificiale ci fregherà tutti, perché taglieranno tutti i tool T perché chiederanno a ChatGPT. Adesso è una battuta, però potenzialmente c'è il rischio. E soprattutto così abbiamo sdoganato che anche in questo episodio abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Quindi siamo a posto, siamo compliant con i tempi moderni e non è un podcast legacy. Senti, ti chiedo una curiosità, perché hai menzionato una cosa che è comunque interessante, è un tema molto di interesse del mercato, anche per quello che vedo io, magari non è cool, non è sulla bocca di tutti i TG come c'è GPT, però il concetto di composable platform è un qualcosa che può avere un impatto. Ecco, vuoi spiegarmi un po' meglio qual è la vostra visione e in che modo vi posizionate? Ok. Allora, comporre degli elementi, la Lego l'ha fatto già tantissimi anni fa, ed è qualcosa che si basa su un concetto basilare, che è avere uno standard di interconnessione il più semplice possibile per comporre elementi di natura diversa. Questi standard sono nati nel tempo dalla SOA, dal Service Oriented Architecture, mi ricordo le WSDL per i web service. Finalmente si è arrivato a un livello dove l'API come REST o come GraphQL o comunque API testuali su HTTP e hanno costruito la possibilità di fare degli elementi Lego, fai connettori come se fossero Lego. A quel punto io posso comporre dei vari elementi, diciamo, di logic di business, come può essere un catalogo prodotti, un carrello della spesa, un calcolatore di pricing, un sistema di pagamento per acquistare un prodotto, lo posso comporre, orchestrarlo e costruire il mio flusso di pagamento di un prodotto, cui il prezzo è stato definito secondo le mie caratteristiche come cliente. Questa è una tipologia di composable, quella più semplice, quindi prendo servizi SaaS, li compongo tra di loro all'interno dell'inizio di un workflow più o meno complesso, che può essere una saga transazione distribuita, può essere semplicemente un workflow lineare, e quella è la prima versione di composable. Il fatto è che questo mi porta a riflettere sul tema che solo un sottoinsieme di questi elementi sono componibili per un enterprise. Molte enterprise riescono a competere sul mercato perché hanno dei loro servizi interni caratteristici. Quindi quei servizi interni caratteristici come fanno a essere componibili? Parliamo di aziende multinazionali con diversi team in diverse aree geografiche, con diversi mercati. In quel caso, questa strategia dei SaaS deve essere integrata all'interno dell'azienda e fare un inner source di SaaS. Cosa vuol dire? Mi vado a costruire i miei servizi interni e li vado a come se fosse dei SaaS, ma al posto di vendere sul mercato li vendo ai miei team interni. E all'interno di questi team interni riesco a costruire un catalogo, come se fosse un marketplace, di elementi componibili, ed ho anche degli strumenti per comporli il più semplicemente possibile e velocemente possibile. A quel punto creo la mia composable business. Ok, fantastico, molto molto interessante, anche perché davvero sono concetti nuovi che superano ed evolvono anche il tema classico dei microservizi,
e quindi mi faceva proprio piacere approfondire questo tema con te. Quanto è un ruolo organizzativo o di concerto e quanto è quindi quanto hai il compito di far emergere le idee come idee condivise, quanto è un ruolo direttivo e quindi devi soddisfare l'esigenza che comunque non venga dedicato troppo tempo, non venga perso in alcuni casi anche troppo tempo su certe scelte? Allora, tu devi riuscire a condividere, e questo passa anche dalle altre figure di direzione, gli obiettivi dell'azienda, capire, avere una visione nel breve, nel medio e nel lungo termine di come crescerà l'azienda e insieme andare sul mercato. Quindi una volta che hai condiviso l'obiettivo dell'azienda con tutte le persone che ti aiutano, che mi aiutano a fare la delivery, diventa anche più facile, perché è un po' la figura di quella che si vede ogni tanto di Spotify, il fiume, il ponte. Non dici devi fare il ponte, ma devi chiedere al team, attraversiamo il fiume, come possiamo fare? E il team forse farà un ponte, forse userà una barca, dipenderà dal team. E la cosa importante per me è prima di tutto definire che valore vogliamo ottenere. Poi anche le tempistiche per quel valore. Non è detto che il valore che se otteniamo oggi sia lo stesso valore se lo otterremo fra 6 mesi o fra 1 anno. Perché ci sono tempistiche di mercato, competitor, richieste da parte dei prospect. Cioè è molto complesso dal punto di vista poi di mediare le priorità. A quel punto lì può essere anche un po' più direttivo, dire no, questa cosa se non la facciamo oggi, dopo rischiamo che non ci serva più. Quindi debito tecnico e costo del ritardo devono essere ben mediati ed è un bel mix non banale, perché diventa poi una questione non da imporre, ma da fare evidenziare alle persone, altrimenti lo fanno come di malavoglia e non serve a niente. Ecco, mediazione è una parola chiave che secondo me è molto importante. E infatti mi viene da chiederti, oltre alla mediazione tra quelli che sono i vincoli che vivete e il team e le idee del team, che magari si scontrano con una visione dell'azienda che è più ampia, va magari ad abbracciare una minore profondità su determinati aspetti, ma una maggiore ampiezza dovendosi relazionare con varie forze, che sono il mercato, che sono gli stakeholder, che sono gli investor, eccetera. Ecco, in quanto CTO, che rapporto hai con l'esterno dell'azienda? Cioè con quello che sono, da un lato, gli stakeholder di mia platform, dall'altro lato il business, il mercato? Vivi la figura del CTO come una figura che è anche la faccia pubblica tecnica dell'azienda? È una figura che ha l'obiettivo di spingere affinché ci siano degli owner specializzati su determinati ambiti? Come lo vivete? È un mix, nel senso che sicuramente una delle figure pubbliche tecniche dell'azienda sono io, ma non sono solo io, che sono fortunatamente tanti altri bravissimi tecnici e tecniche, persone che sono capaci di parlare in pubblico, spiegare diversi concetti tecnici. Abbiamo una community open su GitHub, abbiamo Michel Murabito, che è il nostro DevRel Advocate, con gli expert program dei partner. Quindi l'idea è, come CTO, aiutare a costruire i contenuti. Poi la divulgazione di questi contenuti viene fatta dalle persone all'interno dell'azienda, ma sono decine le persone che parlano in giro per l'Europa e anche negli Stati Uniti, a seconda dei casi, con i contenuti che insieme andiamo a costruire. A livello poi di esposizione verso l'esterno, sui prospect, sui clienti, spesso mi trovo nella spiegazione del prodotto, in certi contesti ben specifici, nel valorizzare alcuni aspetti o nel raccogliere dei feedback per portarli poi all'interno del prodotto per aiutare meglio anche l'R&D, il prodotto a essere più efficace. La cosa importante, e questo mi piace ricordare, che noi siamo un prodotto IT per IT, quindi i primi utilizzatori del prodotto siamo noi stessi, che mentre usiamo il nostro prodotto sviluppiamo il prodotto stesso, perché mia platform è come il computer C che è fatto in C. Mia platform è stata costruita usando mia platform. E quindi, se i team interni di R&D non trovano benefici nell'utilizzo di mia platform, dobbiamo cambiare il prodotto. Perché se noi stessi facciamo fatica a usarlo, lo cambiamo e questo ci permette di evolvere. Quindi voi stessi fornite i feedback, siete i primi utenti del vostro prodotto e quindi voi stessi siete in grado di fornire i feedback al team
e quindi avere anche un lavoro di advocacy interno per far emergere i quesiti. Questo è molto interessante, molto molto interessante, grazie di averlo condiviso con noi. Ecco, quanto deve essere multidisciplinare il ruolo del CTO? È una figura che arriva dal mondo tecnico, quindi la domanda semplice, la domanda banale è qual è stato il tuo percorso e come sei arrivato a Mia Platform, anzi a Make It Up, prima di Mia Platform, e secondo te quali skill dal punto tecnico, dal punto tu immagini che debba avere, o quali skill in generale deve avere un buon CTO? Io dico il mio percorso, poi ognuno pensi quali buon CTO è difficile. Allora, il mio percorso, sono laureato in ingegneria informatica, quindi come ingegnere ho avuto la fortuna di vedere tante cose diverse, non solo la parte informatica. E quindi un po' di multidisciplinarità importante, perché alla fine il software deve essere applicato in domini applicativi che portano valore, se no rischi di essere IT per IT, ti innamori della tecnologia e fai tecnologia per tecnologia, che tendenzialmente non porta molto business. Il mio percorso è stato imprenditoriale quasi dall'inizio, quindi ho sempre fatto non CTO, inizialmente ero da solo, poi ho fatto una piccola azienda, poi sono entrato in un'azienda un po' più grande, da lì ho iniziato a fare CTO a quel livello dal 2007, quindi per me è sempre stato nelle piccole aziende, non parliamo di aziende di 10.000 persone, un lavoro dove sviluppare e risolvere i problemi usando il codice degli utenti finali e dei nostri clienti e farsi pagare le fatture di quello che è stato sviluppato perché funziona, è stato il mio lavoro. Quindi per me è la business continuity, la qualità e rispondere alle esigenze dei clienti. Questo è un po' il punto focale per il CTO. Quindi possiamo dire che l'esperienza da, immagino, da freelance o comunque l'esperienza da consulente, che quindi ha dovuto abbracciare da un lato anche delle parti che normalmente per un tecnico sono un po' guardate con sospetto, tipo il fatto di doversi far pagare da qualcuno, così come dall'altro lato vedevo una stretta correlazione tra la qualità di quello che faceva e il tempo in cui lo faceva e la soddisfazione del cliente e quindi le suddette fatture che venivano pagate. Ecco, questa cosa secondo te mi fa capire che è stato un aspetto importante che poi ti sei portato dietro come bagaglio di know-how e quindi anche come componente imprenditoriale, corretto? Corretto, giusto Luca, è proprio quello che sicuramente questo è un aspetto importante anche a livello proprio imprenditoriale per chi fa o parte consulenza tecnica spinta o prodotti tecnici. Penso che un CTO in un contesto più business to consumer abbia altre totali esigenze molto diverse, scegliere i fornitori giusti, portare un valore, una valore di business al suo business interno, cioè è un po' diverso. Io ho fatto sempre il lavoro tecnico o consulenziale o di prodotto, quindi riesco a dare. Il CTO di prodotto deve aver sviluppato, deve saper vedere il codice, deve capire come funziona, deve riuscire ad avere una conversazione tecnica con i tecnici dall'altra parte e in realtà togliere di qua e di là, quindi non essere dall'altra parte, ma lavorarci insieme per capire insieme il problema da affrontare e come risolverlo. Poi non è tanto importante chi è giusto o chi è sbagliato, e la cosa importante è riuscire ad arrivare al problema nei tempi e con dei costi ragionevoli. Ecco, hai toccato un punto interessante, ancora una volta, legato anche alle specializzazioni, al fatto che il CTO deve comunque essere qualcuno che ha scritto codice, che sa scrivere codice, soprattutto in un settore che, come nel vostro caso, è IT per IT, perché il vostro interlocutore è gente che scrive codice, e quindi se devi parlare con queste persone o capire di cosa hanno bisogno queste persone, essere, tra virgolette, uno di loro ti dà una marcia in più, ti dà un vantaggio. Oggi il ruolo del CTO, soprattutto in un contesto come questo, si trova davanti a una sfida, secondo me, che è il fatto che da un lato hai tanti impegni che spaziano sulle varie tematiche di cui devi occuparti, dall'altro lato c'è un contesto di evoluzione tecnologica che è estremamente rapido e che quindi richiede competenze tecniche iperspecializzate. Tu come vedi la possibilità, se la vedi, di tracciare una linea e di trovare un equilibrio tra il CTO che dovrebbe capire a fondo tutte le potenzialità dell'AI per metterla in campo nel prodotto e il CTO che dall'altro lato deve anche,
come tu giustamente dici, far tornare i conti con tutti i vari, tutte le vari ambiti che rendono importante avere un prodotto di successo. Ma allora, secondo me è più semplice, nel senso che la tecnologia è evoluta tantissimo, le opzioni sono enormi, se vado solo su un landscape della Cloud Native Computer Foundation, solo per decidere quali tool usare potrei starci di mesi, ma non è quello il punto. Come CTO devi guidare sui pattern, sulle buone abitudini, che non sono cambiate negli ultimi 30 anni, cioè se client server, architetture distribuite, sono sempre quelli, non è che bisogna comprendere bene le basi, dalle basi poi ti devi fidare delle persone, tecnicamente tu assumi dei professionisti che sanno fare il loro lavoro, quindi se tu dici ok, da questo punto di vista, questa struttura, questo partner, questa architettura potrebbe stare in piedi, cosa ne pensate? Sì, ok, potrebbe, fatela, poi se mi implementi quella libreria A o la libreria B, a me non me ne frega niente. La cosa importante è che sia mantenibile dopo, e quindi quel è chiaro come è scritto il codice, è leggibile, è testabile. Questa, tipo l'extreme programming degli anni 90, test driven development, sono tutti temi che un po' ci si dimentica, che si pensa, ah, questa libreria è meglio di quello. No, non è tanto quello l'aspetto. L'aspetto è avere delle buone pratiche di sviluppo software, e quelle si imparano negli anni con l'esperienza. La tecnologia invece cambia nel tempo. Questo è un buon punto, è molto molto pragmatico e molto pratico, e quindi è, secondo me, sicuramente qualcosa che è importante appunto distillare da questa chiacchierata e lasciare anche come punto di riflessione a chi ci ascolta. Ecco, un'altra domanda che è proprio una domanda da un milione di dollari. Quale consiglio vorresti dare a qualcuno che domani mattina si sveglia e scopre di essere diventato CTO di un'azienda, o magari addirittura, come nel tuo caso, dell'azienda che ha fondato qualche tempo fa? Ecco, che consiglio ti senti di dare? Che quale percorso secondo te dovrebbe fare? Magari è una persona che arriva dall'engineering, quindi arriva dalla parte tecnica, e adesso si guarda allo specchio e dice, va bene, quindi? Quindi, bene, adesso pedala. Parte le battute, però il fatto è che c'è tanto da estendere, non pensare solo alla parte tecnica, ma pensare al valore di business generato da ogni singola riga di codice. Dal fatto che l'asset che viene generato dai tecnici è qualcosa che ti rimarrà nel tempo, e quindi sicuramente diventerà un debito che dovrai ripagare nel tempo, quindi ti rallenterà nello sviluppo del prodotto. Nel fatto di devi imparare a parlare con le persone. Riuscire a mettere persone al centro vuol dire ascoltarle in modo attivo, dargli dei feedback chiari e anche onesti. Quindi fare un passo oltre l'aspetto puramente tecnico, e soprattutto forse anche fare un passo indietro sulla parte tecnica, che non è facile, perché come tecnico dici, ma io la farei così, ah, ma quanto ci vuole a fare questa cosa? Ci vuole un secondo. Che è una cosa che dico anch'io, ma so benissimo che sbaglio a dirlo. Però è anche un po' per partire a fare una discussione. La cosa importante è collaborare con le tue persone, fidarsi di loro e aiutarle però a non andare fuori strada. Perché la cosa importante di una posizione come questa è che tu hai la visione insieme. Quindi una persona che è focalizzata a quel task, sul compito, su quel progetto, potrebbe perdere un attimo la strada dell'obiettivo. Perché stiamo facendolo? E concentrarsi solo sul risultato. Che il risultato e l'obiettivo non sempre coincidono. A volte io posso avere un ottimo risultato, ma non soddisfare nessun obiettivo perché è invendibile quella feature fatta in quel modo. Quindi un consiglio importante per chi sta iniziando a fare il CTO è essere onesti, chiari, precisi nella comunicazione, ascoltare e pensare che la parte tecnica deve essere fatta da qualcun altro. Quindi iniziare a delegare a qualcun altro la parte tecnica operativa per poter vedere la visione insieme. Una domanda, un'ultima domanda adesso, più che per il CTO di Mia Platform, questa domanda è per Giulio. Quale libro tu vorresti consigliare a chi ci ascolta, e quale libro senti che ti abbia avuto un impatto sulla tua vita, o addirittura che ti abbia cambiato la vita? Ecco. Cambiato la vita non saprei perché sarebbero tanti libri e un percorso, però sicuramente un libro che si apre ancora oggi ed è del 2003, tecnico, Enterprise Integration Patterns, è sicuramente d'attualità, cioè i pattern di integrazione dove le prime pagine parla di produttori e consumatori con in mezzo un bel canale di messaggi, e
e poi va a declinare tipologie di produttore, tipologie di consumatore, tipologie di canale. E a quel punto ti vai a trovare quello che adesso è tutto il cloud native, praticamente. Quindi è veramente, veramente interessante, lo consiglio. Uno dei collaboratori è Martin Fowler, che per chi conosce, ma ce ne sono tanti altri di autori all'interno di quel libro, ed è veramente un libro da leggere, è abbastanza pesante, sono quelli grossi con le copertine rigide, ce l'abbiamo anche in ufficio, però è quel libro che, insomma, è quello che dicevo prima, i pattern. Riuscire ad avere pattern astratti alla tecnologia è importante, e quello è uno di quelli che sicuramente è un change gamer sui pattern. Ecco, è interessante anche il fatto che in quel libro, praticamente, anzi più di 20 anni fa, si parlava di cose che oggi vengono in alcuni casi anche proposte come the new shiny object. Cioè, quando io oggi sento parlare di architettura ad eventi, dico bello, ma i pattern che stanno sotto, i pattern, cioè queste cose erano state pensate 20 anni fa, e quando magari trovi delle persone che con stupore dicono: oh, guarda, c'è questa cosa nuova, questo nuovo design pattern. Dici: vabbè, nuovo perché il mondo ancora non lo sta facendo, ma forse non è così nuovo. Corretto, come le AI, uguale, negli anni 80, le forme matematiche delle AI sono di quel periodo lì, quindi ci vuole un Quindi po'. corsi e ricorsi, ecco, nell'IT. Bene, bene. Va bene, guarda, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, ti ringrazio di aver condiviso con noi un po' della tua esperienza e un po' anche di quello che fa la tua azienda e quello che avete costruito in questi anni. Ti auguro un grandissimo in bocca al lupo perché è veramente una bella storia, tra l'altro è una bella storia italiana da raccontare, quindi mi ha fatto doppiamente piacere averti ospite nella puntata di oggi. Grazie, rinnovo i saluti e l'invito ai nostri ospiti e alla prossima puntata. Grazie Luca, ciao a tutti.